Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Ci siamo, abbiamo quasi completato il nostro percorso assieme all'agente Jones. Infatti oggi indagheremo su un'anomalia presente a Fortezza Furtiva. Dopodiché in un altro video però andremo a visitare anche Foresta Frignante. Così raga, da avere tutti questi video pronti sul canale. Senza perdere tempo ragazzi, vi faccio vedere dove trovare la farfalla in questo video. Seguitemi, prendete come punto di riferimento il reboot van, quindi il furgone di riavvio che viene sempre posto proprio alla destra di Fortezza. Eccovelo lì. Scendiamo per di qua. Entriamo. Ragazzi, ricordatevi, furgone di riavvio. Comunque questo piccone è troppo troppo bello. Perdonate il backpack che non c'entra nulla, ma avete notato questo nuovo stile segreto della skin complex? Anzi, del suo piccone. Ma credo che arriverà anche un nuovo stile per la skin in sé. È bellissimo raga. Allora, procediamo. Proprio lì di fronte a noi dovrebbe apparire la farfalla. Come già detto, noi siamo sull'entrata destra. Andiamo. Eccola lì. Eccola qui. Vediamo dove ci porterà in questa piccola avventura quotidiana. Seguiamola. Ok. Tra l'altro è la prima volta che visito Fortezza Furtiva in questa stagione. Ok. Vi giuro, queste sfide mi fanno innamorare sempre, sempre di più. Mamma mia. Ma dove mi sta portando, raga? Nuovo NPC? Mai stato qui, ragazzi. Mai stato qui. Credevo che si fosse trasformato in un ranocchio. Oh, Lara Croft. È lei? Certo che è lei. A breve dovrebbe venderci anche il nostro arco rampino. Quello che cercate tutti, raga. E quindi la sfida è questa? Cioè, dobbiamo picconare... Sicuramente, infatti, è uguale alla sfida che ci fu a Corso Commercio. Che bello suo stile, raga. Che bello suo stile. La scorsa stagione è molto simile. Praticamente siamo atterrati qui. Abbiamo fatto questo percorso. Ok, arrivando fin qui e picconando, ragazzi, il suolo. Coccodè ci ha consegnato una missione e noi l'abbiamo completata. Tra l'altro, ragazzi, davvero facilissima. Non abbiamo dovuto neppure interagire con il rift finale. Salto 42. Ci siamo, ragazzi! L'agente Jones sta cambiando sempre e sempre di più. Pettorina del Mandaloriano con il simbolo del Mandaloriano. Noi riscattiamo, anche se mi ricorda vagamente Master Chief, e andiamo a guardare lo shop giornaliero. Vediamo che cosa hanno droppato. Qualcuno di voi sa di che cosa sto per parlare, altri no. Era una skin che si trovava nella sezione competi qualche giorno fa, se non erro il 14 marzo. Esatto ragazzi, l'hanno appena messa nello shop giornaliero. Io ancora non ho visitato lo shop, non so perché il punto esclamativo vada via ogni volta. Clicchiamo qui ed eccovi qui ragazzi, lo shoppetto Milite Trinity. E di ciò sono felice, perché si tratta di una skin da 800 V-Bucks con due stili selezionabili, quindi due varianti, quella arancione e quella di color fucsia. Isabel, come potete ben vedere, è rimasta anche nello shop di oggi. Una skin davvero bellissima che va a cambiare stile eseguendo una semplice emote. L'abbiamo shoppata ieri in live, ma il Milite Trinity di oggi, vediamolo raga, vediamolo nel dettaglio, magari anche senza backpack, però carino. Non fermarti mai, dai sempre il massimo. Fa parte del set Forza Diffusa. Eccovela qui ragazzi. Qualcuno tra di voi mi ha detto che non ha ricevuto le emoji, i bannerozzi, quel che siano. Raga, io li ho ricevuti ad inizio stagione con tutte le cose che mi hanno droppato. Questo stile è davvero carino raga. Credo che utilizzerò più questo qui rispetto al primo, sì. Niente male. Ragazzi, vi ricordo di utilizzare il codice creatore Martex se volete sostenere tutti questi video mattutini. Solo se volete. Grazie, grazie a tutti coloro che lo faranno. Grazie a tutti coloro che lo riaggiorneranno ogni 14 giorni. Davvero, raga, grazie di cuore. Allora, torniamo indietro. Isabella l'abbiamo già vista ieri. Fauci Tenerone, Fauci Comodone. Andiamo sotto, vediamo. Out West, io c'ho proprio il sound in testa, ragazzi, non ho bisogno del sound direttamente da Fortnite, è già registrato proprio qua dentro. Remote da 500 V-Bucks, lo vediamo con Lara Croft. Andiamo avanti, leader squadra mecha, così, così,
E vabbè, raga, che eventone che è stato. Mamma mia. Distruttrici combinate. Allora, squadra mecha come Wrappozza da 500 V-Bucks animata. Mecha Fan. Però non posso sentire questi audio. No, non ce la faccio. Madò, madò, madò. Guardate qui, ragazzi. Abbiamo Chicken Wing come emote. Disossato e fenicottero reale. Epic. Che cosa stai cercando di dirci? Alza il tetto, emote da 200 V-Bucks. Madò, questo non posso ascoltarlo. Purtroppo è già il terzo giorno nello shop. Disossato. Fenicottero reale, bellissimo, raga. Che skin ignorante da 800 V-Bucks. Vendetta, mi piacciono sempre di più le sue treccine, lo sapete. Ombra ammantata, è da un po' che non la vedevo. Invece no, l'ho vista almeno 2 settimane fa nello shop giornaliero. Andiamo indietro, andiamo indietro. Sotto ancora John Wick, poi Sarah Connor, LT800, Snake Eyes. Credo che a breve andranno via, ragazzi. Non so quanto rimarranno. Torniamo su, perché il Milite Trinite non ce lo facciamo scappare. È una super skin da tryharder. Questo mettetevelo in testa. La utilizzeranno un bel po' di persone nei tornei in arena, anche in pubblica. Perché no, dato che oramai la pubblica si è trasformata in una mini arena per nabbazzi. Quelli che le prendono in arena praticamente si spostano su pubblica e rovinano i game ai veri nabbazzoni. Clicchiamo su acquisto. Ed è una di quelle coppe che è stata dedicata solamente ed esclusivamente all'Europa. Quindi andiamo. E adesso facciamo un bel rimborso. Sto scherzando. Ragazzi, bella skinnozza. Però, volevo il secondo stile. Certo che bisogna dirglielo. Ramirez con queste vesti è davvero bellissima. Riscattiamo. Il video si va a concludere qui. Spero che vi sia stato d'aiuto. Spero che vi sia piaciuto. Ragazzi miei, se ancora non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo in live oppure in un prossimo video mattutino. Un salutone da Martex e come al solito un bel... Sia brutto!